dopo aver chiuso la regular season al quinto posto ed aver così staccato il pass per le fasi finali del campionato, l'Atalanta Under 23 ha superato anche il primo turno dei play-off. Al comunale di Caravaggio il Trento è stato superato 3-1 con gol di Cissé a pareggiare il vantaggio ospite, Bonfanti e Jimenez. Come si sta ad aver tagliato questo nuovo traguardo? Ma si sta bene, ma subito con la testa a sabato, perché altrimenti quello fatto avrebbe poca importanza, quindi stiamo concentrati subito per sabato. Il Trento aveva trovato per primo la via del gol, poi l'Atalanta Under 23 si è scrollata di dosso tutta l'emozione del caso ed anche i neroazzurri sono andati a segno. Sì, magari i primi 10-15 minuti sono stati un po' bloccati, poi abbiamo preso anche il gol e poi invece magari ci siamo liberati anche di testa, siamo andati e è andata bene. E non va dimenticato che questa squadra è debuttante nella categoria, è composta da tanti giovani che sono cresciuti partita dopo partita. No, sicuramente non è scontato, essendo anche il primo anno di questa squadra, siamo tutti contenti, soddisfatti e adesso siamo qui e continuiamo ogni partita a cercare di andare oltre. Che stagione è stata per Andrea Ceresoli? Per me è stata una stagione positiva, sono contento, ho giocato tanto, anche dal punto di vista sia personale che della squadra, siamo tutti contenti. E soprattutto sono contento anche di fare i play-off che l'anno scorso non ho avuto l'opportunità di fare. Adesso secondo turno dei play-off. A Caravaggio sarà ospite il Legnago che nel primo turno ha superato 1-0 in casa il Lumezzane. Nella regular season la partita a Caravaggio il 20 ottobre si era chiusa con un successo dei nerazzurri, 1-0 con gol di Cissé. A Legnago il 26 febbraio risultato di 1-1 con pareggio atalantino realizzato da Vlahovic. Sicuramente sarà una partita tosta perché loro sono una squadra dura, forte, che sa fare il risultato perché i numeri parlano e non so risponderti se sarà come nella regular season, però sicuramente non sarà semplice. Cosa dovrà fare quindi l'Atalanta Under 23 per arrivare ai play-off nazionali? Probabilmente giocare più liberi di testa, più tranquilli, più sereni, ma comunque sempre concentrati sul pezzo, sulla partita, ogni occasione.